Voglio iniziare questa recensione parlandovi di Roma-Empoli. Voi direte, ma che cavolo c'entra Roma-Empoli? Si è giocata qualche giorno fa, è appena finita Sheriff-Roma, parla di Sheriff-Roma. Con calma, ci arriveremo. Voglio iniziare appunto da quella partita perché so già che tipo di commenti arriveranno sotto questo video. Prestazioni indegne, abbiamo vinto a culo con un autogol, un altro passo indietro, eccetera, eccetera. Cosa c'entra tutto questo? Prendo in esame Roma-Empoli per farvi capire una cosa. Il fatto che una partita tu la riesci a vincere dominando, schiacciando l'avversario, facendo 7, 8, 9, 10 gol, non cambia il fatto, scusate il gioco di parole, che sempre 3 punti riesci a ottenere. Quindi, essendo più cinici possibile, se tu oggi avessi vinto 8-0 dominando in lungo e in largo, sì, dal punto di vista della differenza reti saresti andato in un importante vantaggio, però comunque 3 punti avresti ottenuto. Non è che in base ai gol che fai ottieni più punti possibili, altrimenti sai quante classifiche sarebbero state diverse nel corso degli anni. Quindi io vi dico questo, magari vincerle tutte così, sarà anche il titolo delle pagelle di domani, spoiler, ve lo dico già in anticipo, ma magari vincere tutte le partite in maniera così, sporche, brutte, con tanti errori, quello che volete voi. L'importante per me alla fine è ottenere i 3 punti e lo so che ovviamente per quanto riguarda un percorso di crescita è sempre meglio vincere e convincere, però guardando un pochino la situazione, abbiamo giocato su un campo che per un discorso anche di viaggio era il più complicato del girone, non contro un avversario roboante, sia chiaro, cioè lo Sheriff è una squadra modesta, cioè la tipica squadra che ti becca i gironi di Europa League per intenderci, ci hanno provato, hanno avuto anche loro delle buone opportunità come un palo nel primo tempo, il gol segnato su una difesa completamente disattenta in casa giallorossa. Sono una squadra comunque onesta che ha provato a fare tutto il possibile per non perdere in casa davanti ai propri tifosi, ma a livello tecnico c'era una differenza abissale. C'è anche da dire però che noi comunque qualche assenza ce l'avevamo, perché ci mancava Smalling, ci mancava Pellegrini, Dybala è entrato nella ripresa, bene o male comunque non eri al 100% neanche per quanto riguarda gli interpreti. Oltretutto Renato Sanchez si è fatto per l'ennesima volta male dopo una mezz'ora. Io capisco perché le persone dopo Roma-Empoli hanno detto: Dio, per favore, tienilo integro almeno per questa stagione. E lui in tutta risposta l'ha fatto infortunare dopo 20 minuti della partita successiva. Ovviamente non è che colpa sua, per carità, però è per farvi capire che purtroppo questo tipo di giocatori devi solamente sperare che giochino quante più partite possibili, senza avere un'idea effettiva che magari può giocare sempre, cioè senza farti il pensiero che ci sarà per ogni partita, perché purtroppo non è così. Tant'è che se non vado errato la Roma ha un diritto di riscatto crescente in base alle prestazioni che farà. Cioè se lui farà un tot di partite sarà di un tot di milioni che crescono in base al numero di presenze che fa. E se uno lavora mettendo una clausola nell'affare che va in base alle partite che giocherà è perché chiaramente le condizioni fisiche non sono delle migliori. Speriamo chiaramente che non sia nulla di grave, ma ancora una volta dovremmo fare il conto delle partite che salterà, perché con molta probabilità domenica non ci sarà, a meno che non si è fermato tempestivamente e già è un'altra partita di campionato che non riuscirà a giocare e che quindi ci costringerà ad avere un po' meno rotazione a centrocampo. È vero che è tornato a War, Pellegrini almeno sarà in panchina, però purtroppo pensare di avere tutti a disposizione sempre sarà un vero e proprio miracolo. Come ha detto anche Pardo in conferenza, sì in conferenza, durante la telecronaca, la Roma è una squadra con tanto talento, purtroppo con alcuni interpreti veramente veramente fragili. Detto questo, allora parliamo un pochino bene della partita, intesa come prestazione, palleggio in mezzo al campo, occasioni da gol, eccetera eccetera. Io credo che ormai non possiamo avere più dubbi. La Roma di Mourinho gioca così anche per un'imposizione del tecnico o comunque per una propria scelta. Io non penso che la Roma con questi giocatori decida, cioè non sappia giocare a calcio bene anche contro una squadra modesta come lo Sheriff. Secondo me è proprio un'idea di gestione di Mourinho, consapevole del fatto che la squadra deve cercare, cioè deve essere integra nella maggior parte dei suoi interpreti per il maggior numero di partite possibili. Cosa è successo negli anni passati? Spesso e volentieri che la Roma partiva a mille, faceva tante vittorie, prestazioni super convincenti, grandi cose, eccetera, eccetera. Poi incappava nel momento in cui
tutti quanti, o perlomeno la maggior parte, tiravano il fiato, ed infatti siamo andati in periodi di almeno un mesetto abbondante in cui non siamo riusciti più a vincere qualche partita, in alcuni casi ancora più lunghi questi periodi. E io penso che Mourinho, che non è l'ultimo arrivato, sebbene magari non sia quello del triplete, è un allenatore intelligente e sa che questo genere di partite vanno gestite. Non è un caso infatti che dopo l'1-1 sono entrati, diciamo, Dybala, Spinazzola e compagnia bella per vincere la partita. Il suo obiettivo era tenere quell'1-0 sporchissimo che avevamo ottenuto alla fine del primo tempo e portarsi a casa il risultato così. Ha visto che purtroppo non ci siamo riusciti per colpe anche nostre, perché difensivamente parlando dovevamo stare sicuramente più attenti, e allora ha messo Dybala, ed infatti il gol deriva da una grande giocata di squadra con anche Dybala protagonista e un altro gol di Romero Lukaku, un gol fantastico e secondo me sottovalutato, perché magari qualcuno vedrà il semplice tiro col sinistro all'angolino e dici sì, bel tiro, però guardate la giocata che fa pochi decimi di secondo prima di tirare, una finta in aria poco prima di tirare che ha messo fuori gioco tutti i diretti avversari. Quello secondo me è più decisivo del tiro che effettivamente entra in porta, perché in quel momento se avesse tirato subito avrebbe preso il difensore o non avrebbe segnato. Invece è stato paziente in un decimo di secondo a capire che bisognava aspettare un attimo e poi colpire col sinistro. Grandissimo gol di Lukaku che pareggia la bruttezza del primo gol. Io, come vi ho detto, sull'estetica ci punto relativamente poco, soprattutto con Mourinho in panchina, però per quelli che dicono il primo gol è a culo, il secondo è sicuramente un grande gol, quindi bilanciandoli si possono dire che sono stati due gol buoni nella media, se vogliamo ragionare un po' sotto questo punto di vista. Parlando un po' di prestazioni dei singoli, allora Svilar non ha tante colpe sul gol, per il resto ha fatto un'uscita per me allucinante negli ultimi minuti, è lì che la Roma deve stare attenta, perché io, lo ripeto, non guardo troppo l'estetica, guardo il risultato, ma è inconcepibile che tu in totale controllo al 94esimo permetti ai tuoi avversari di fare un lancio innocuo in aria, che all'apparenza appunto era innocuo, facendo andare l'attaccante solo davanti alla porta con Svilar che esce. Lì ho avuto anche paura che l'arbitro andasse a vedere al VAR quel contatto mezzo dubbio, invece è andato solo ad ammonire un dirigente dello Sheriff. Lì penso che ci siamo tutti quanti cagati sotto, penso tranquillamente. Per fortuna alla fine non è andato a vedere al VAR nulla, però lì non puoi rischiare così. Cioè, io ripeto, sono d'accordo, 2-1, partita sporca, importante vincere, ok, ma tu non devi rischiare nulla nel finale. E per quanto la Roma comunque ha controllato bene negli ultimi 20 minuti concedendo quasi nulla e anche, anzi rischiando più volte di segnare il gol del 3-1, sarebbe bastata quella sciocchezza, se magari il giocatore fosse riuscito a prendere il pallone meglio di testa, per non vincere questa partita. E avresti cominciato per l'ennesima volta male il tuo percorso europeo, come l'anno scorso che sei andato a perdere in casa del Ludogorets, e lì già ti sei un po' incartato l'obiettivo primo posto nel girone. Poi hai perso anche in casa con il Betis e lì è andato veramente a donne di facili costumi, non voglio usare termini volgari. Quindi è importante aver cominciato bene, è importante aver fatto una vittoria consecutiva a quella di qualche giorno fa, perché ovviamente bisogna sempre guardare le prestazioni per quello che sono e non pensare che adesso la Roma con chiunque farà partite spettacolari. Lo Sheriff è stata una conferma, se tutti quanti noi pensavamo di rivedere una partita simile a quella con l'Empoli sbagliavate di grosso, perché comunque era palese che contro un avversario che giocava in casa su un campo anche abbastanza complicato a livello proprio di manterboso, era palese che non avremmo fatto una gran partita. Si può fare sicuramente meglio, quello assolutamente. Io adesso non voglio farvi passare il pensiero che per me la Roma va benissimo che giochi sempre così, è ovvio, potendo scegliere vorrei sempre vedere una Roma più convincente, che soffra di meno, che riesca ad imporre ancora di più il suo gioco, che vinca tutte le partite 4-0, ma se questo per ora non è possibile, magari perché abbiamo delle partite ravvicinate, quindi l'obiettivo di Mourinho è gestire le forze fisiche e mentali per fare più risultati utili consecutivi, allora io mi accontento, per modo di dire. Quindi aspettiamo di vedere anche le prossime partite. Domenica saremo di nuovo in trasferta contro il Torino, ci sta perché comunque ultimamente abbiamo quasi sempre giocato in casa, in campionato 3 partite in casa e una fuori, e adesso ne faremo un'altra fuori, quindi va benissimo così, e speriamo chiaramente di riuscire a darci continuità,
Non mi importa di fare partite eccezionali, l'importante è che il risultato finale sia a nostro vantaggio, perché siamo partiti con l'handicap, non per colpe di altri, ma per colpe esclusivamente nostre. Adesso bisogna rimboccarci le maniche e capire che bisogna sbagliare il meno possibile. Quindi, come vi ho detto, una vittoria importante su un campo che comunque non era proprio semplicissimo. Siamo primi nel girone per adesso, non so se anche lo Slavia Praga ha vinto, stava vincendo, ma penso che più o meno siamo lì. E la prossima dovrebbe essere in casa contro il Sivasspor, ma in generale comunque aver cominciato con una vittoria è sicuramente il modo migliore per portare avanti il nostro cammino europeo, soprattutto perché ancora c'è questo famoso playoff che ti dovresti giocare se dovessi arrivare secondo nel girone, come è successo lo scorso anno. E per una squadra che deve dosare le energie, soprattutto quando si tratta di giocare a metà settimana e giocare alla fine settimana, saltarsi due partite sicuramente non sarebbe una cosa sbagliata. Chiudendo un attimo sempre sul discorso delle prestazioni singole, non mi è dispiaciuto troppo nessuno, ma a parte Lukaku e Dybala, gli altri sono stati un po' nella media. Paredes ha giocato abbastanza bene, anche Bove l'ho visto comunque voglioso in mezzo al campo, dietro abbiamo fatto pochi errori. C'è stata una partita in cui nessuno è stato peggio degli altri, ma a parte Lukaku, perché ha fatto una grande giocata, pochi altri si sono fatti vedere in maniera particolarmente positiva. Detto questo, ragazzi, allora fatemi sapere nei commenti invece voi cosa ne pensate di Sheriff 1 Roma 2. Magari sarebbe stato meglio vincere senza subire gol, però alla fine questo è arrivato, e l'importante però che a questo punto non sia stato decisivo per il risultato finale. Un saluto a tutti, sempre comunque forza Roma, nonostante queste partite un po' soporifere, ma vi ripeto, chi se ne frega. Ci vediamo domani per le pagelle classiche, in cui vi darò i voti dei titolari, dei subentrati e i voti anche dei nostri avversari e dell'arbitro, mentre invece nel pomeriggio uscirà l'analisi più tattica tecnica, se così possiamo dire, in cui vi dirò le statistiche, cosa ne penso dei titolari messi in campo, dei cambi fatti dal nostro allenatore attualmente in tribuna almeno per le prime 4 giornate dei gironi, e magari delle sue parole nel post partita. In generale vi farò un po' un quadro di quello che si è visto questa sera alla Sheriff Arena, mi pare si chiami così, ma comunque in casa dei Moldavi. Ancora un saluto, sempre forza Roma e alla prossima. Ciao ragazzi.